Abbiamo adottato tutte le misure previste dagli ultimi DPCM, però mi sembra che il governo navighi a vista, non sappia quello che dobbiamo fare. Abbiamo fatto tutto, davvero tutto, speso soldi e in realtà ci troviamo che oggi ci richiudono. È passata una settimana da quando il governo ha imposto la chiusura di bar e ristoranti alle 18. Per molti gli affari sono crollati. Giovedì 25 euro. E lei in un giorno ha incassato 25 euro? Sì. Mercoledì 74 euro. Conviene stare aperti? No. Non copriamo lontanamente neanche le spese. Stiamo perdendo il 75% dell'incassato. Sarebbe meglio se facessero una chiusura generalizzata, ma tutti insieme chiudere, perché sennò non ha senso questa storia. O aprono tutti o chiudono tutti. Si debbono decidere. Quello che vogliono fare fanno, noi siamo qui, però il nostro commercio non può stare in bilico, però una mano ce la deve dare. Almeno gli sgravi fiscali, economicamente, IVA, IMU. Chiudere le attività alle 6 e poi lasciare gli abbigliamenti aperti, i mezzi pubblici, metropolitane strapiene, pullman strapieni, è un controsenso. Il governo ha promesso dei soldi per le attività che sono costrette a chiudere, secondo lei arriveranno? O devono arrivare ancora le casse integrazioni di marzo e di aprile? Non lo so queste di ottobre quando arriveranno, forse quando avremo già chiuso. Se andiamo in zona rossa siamo rovinati. Abbiamo visto in Europa che tanti paesi hanno già chiuso. Sì. Quali, ma loro hanno la forza di sostenere le chiusure. Qua no. La chiusura totale può essere una soluzione, secondo me è l'unica soluzione. Ma il problema nasce sempre dagli aiuti che ci danno. Per me mandare 600 o 1000 euro, 2000 euro non serve a niente. Vorrei sapere il giorno e dice dovete resistere fino a quel giorno, ma quel giorno non si può sapere, quindi è quella la cosa, vivere nell'incertezza. Non è possibile che il governo accusa le regioni accusa il governo e chi la prende poi sugli italiani. Ci sarà gente che morirà di fame e poi quando uno è preso da una situazione di sopravvivenza anche da non violento può succedere qualsiasi cosa. Sul lungomare intanto si celebrano i funerali dell'economia campana. Non ci lasceremo morire! Con queste restrizioni è diventato ormai impossibile lavorare, ma totalmente. Non siamo più in grado di sostenere le spese, gli operai. Se verrà fermato tutto, comunque non saprò se un domani potrò riaprire. Pagheremo noi la loro incapacità. 5 mesi potevano potenziare il sistema sanitario, non l'hanno voluto potenziare. Ci ritroviamo punto e da capo. Io non lo vedo il futuro. Voi lo vedete il futuro? Sì, no? Andrà più chiuso.